Può essere definita la partita del riscatto, quella tra Montaurei e Lokomotiv Bellante, valevole per la 21ª giornata del campionato di prima categoria il giovedì. Infatti, i padroni di casa del Montaurei vengono da un punto nelle ultime tre partite e il Lokomotiv Bellante addirittura a caccia della prima vittoria del nuovo anno. Partono forte gli ospiti, due tagliati pungenti di Bogliani. Prima trovano la testa di D'Agostino che chiude al lato, poi una spettacolare rovesciata di Attorrese non è fortunata. La risposta dei locali è su calcio piazzato di Sperini e poi su questo cross in mezzo di Nallira che non trova correnti. Al Bellante ancora pericoloso con Di Pasquale, ghiotta occasione per lui che però spara alto. Nella ripresa i gialloneri di casa sembrano più convinti, prima ci provano con la solita punizione di Sperini, poi dalla distanza anche Calvarese impegna Rastelli. Ghiotta l'opportunità al 18° per gli ospiti con Tempera, pallone respinto sulla linea da Di Ventura. Insidiosa, 2 minuti più tardi la punizione di Di Pasquale, ben parata in tuffo da Di Felice Ardente. Le occasionissime per il Montaurei arrivano nell'ultimo quarto d'ora, prima una bomba di Di Stefano e poi la traversa velenosissima di Nallira. L'ultima occasione per Monaldi, ma ancora Rastelli fa buona guardia e porta i suoi uomini a chiudere sullo 0-0. Qui con il mister Massari del Montaurei, padrone di casa, oggi 1-0-0 che vi sta un po' stretto vista la partita, in particolar modo il secondo tempo con la traversa e anche la bella parata alla fine su Monaldi. Cosa da recriminare, qualcosa oggi, mister? No, niente, abbiamo fatto una buona prova, tutto sommato. Ha detto bene a lei che abbiamo avuto qualche pallone importante, non abbiamo fatto una grande partita, però tutto sommato se si vinceva non abbiamo rubato niente. Però il calcio è così, insomma, si va avanti, il campionato è ancora molto lungo. Sì, si muove poco la classifica, è diciamo, un campionato che va come voi avevate immaginato, oppure aspettavate qualcosa in più? No, noi stiamo facendo bene, siamo stati, mo, sono parecchie partite che siamo sempre tra le prime, chiaramente vediamo che anche le prime, in questo caso il Controguerra fa dei passi falsi, insomma, e quindi il campionato si dice questo, che è molto equilibrato e quindi bisogna giocarselo fino alla fine del campionato. L'obiettivo del Montaurei per quest'anno è arrivare ai playoff o puntare, perché no, un pensierino al primo posto? Primo posto, adesso siamo lì, siamo tra le prime, poi sai, vincere è sempre difficile, nel senso che una squadra può fare prima, insomma. Puntiamo, speriamo di stare tra le prime fino all'ultimo e poi le ultime giornate vediamo la classifica, quello che dice. Siamo col mister Di Giuseppe del Lokomotiv Bellante, con ecco, 1-0-0 ben rimediato, con un'ottima squadra. Ve l'aspettavate oppure comunque.